ancora sullo sconto, no? Che cos'è? Noi abbiamo la derivata di pi rispetto a q. Prendiamo il valore assoluto, non assoluto, quello che volete. La derivata di pi rispetto a q in termini finiti è questo. Oppure, se volete, è il limite del rapporto incrementale quando delta q diventa piccino, piccino, piccino. Nell'esempio che abbiamo fatto, abbiamo immaginato, dice, se io voglio vendere una quantità in più, quindi siamo in termini finiti, delta q uguale a 1. Abbiamo detto che per vendere una quantità in più il prezzo deve ridursi di un centesimo. Quindi, cosa vuol dire? Che se la quantità delta q aumenta di 1, se misuriamo tutti i prezzi in centesimi, il prezzo deve ridursi di un centesimo. Ok? Quindi lo sconto deve essere un centesimo. Lo sconto per far cosa? Per vendere una quantità, una unità in più. E quindi questo termine che abbiamo messo in valore assoluto è proprio lo sconto, la variazione del prezzo rispetto alla quantità. Se volete lo potevate scrivere anche a 0.01, ma tanto questa è una quantità, un caffè in più. Per poter vendere un caffè in più devo ridurre il prezzo di un centesimo. E questo proprio che è scritto qua. Per aumentare la Q, quindi per una variazione di Q pari a un centesimo, a 1, un caffè, devo ridurre il prezzo di un centesimo. Ok? Poi, quindi questo è lo sconto. Un centesimo meno 1. Quanti sono i caffè che vendo? Abbiamo detto 201. Quanto ricavo in meno? 201 caffè, anzi un centesimo in meno su 201 caffè. Ok? Quindi da un lato, nel nostro esempio, abbiamo il prezzo è andato a 99 e quindi il mio ricavo in più è 99 centesimi perché vendo un caffè in più, ma al tempo stesso devo fare uno sconto, un centesimo di sconto su 201 caffè. Ok, mi stavi dicendo una cosa? Che sul libro il ricavo marginale verrà come la variazione del ricavo totale tra con la variazione di conto. Sì. Ecco, allora, che cos'è il ricavo marginale? Il ricavo marginale è la derivata del ricavo totale rispetto alla quantità. Se noi questa la vediamo in termini finiti, ci chiediamo che cosa succede al ricavo totale se la quantità aumenta di una unità, la variazione di TR al variare di Q. Ricordatevi sempre il significato della frazione. Cosa vuol dire la frazione? Ad esempio, se qui voi trovate che questo è 5 e questo è... Anzi, facciamo così, più facile. Se questo è 6 e questo è 2... Cosa vuol dire 6 diviso 2? Vuol dire 3 diviso 1. Ovvero che se Q aumenta di una unità, il ricavo aumenta di 3 unità. Ok? Quindi dovete pensare sempre che la roba che sta al denominatore vale 1 quando voi fate l'operazione 6 diviso 2. Mettete 6 e 2, 6 diviso 2, 3, ma non 3, 3 uni. Uni non vanno mai via. Come il discorso del motorino, 3 km con un litro o 10 km, cioè quello che voi fate 10 litri e fate magari 50 km.
Bene? E quindi un quinto che? Un quinto di litro per fare un chilometro. Oppure potete fare 50 diviso 10, 50 chilometri, ovvero 5 diviso 1. 5 1 che? 5 chilometri con un litro. Ma che roba! Che bestia che ci avete! 5 chilometri con un litro, una super moto. Non so, nemmeno le moto GP consumano così tanto, forse, sì? Beh, ok? Ho risposto a tutto? Allora, andiamo avanti. Siete irrequieti oggi, lo sciopero del clima vi ha... Siete... Allora... Prezzo. Allora, cosa ho fatto qui? Dai, per favore. Cosa abbiamo fatto qui? Prezzo. Abbiamo moltiplicato e diviso per il prezzo. Perché? Cosa è comparsa? Come si chiama quella roba lì? Vedete qualcosa? Che cosa sarà mai questa roba qui? Qualcosa che ha a che vedere con l'elasticità, come ho sentito dire in classe ora. Non è proprio l'elasticità, perché l'elasticità è il contrario. Perché com'è l'elasticità? La derivata della quantità rispetto al prezzo per il prezzo diviso alla quantità. Allora, siccome questa funzione... La funzione di prezzo è invertibile, ovvero è sempre decrescente. Se è sempre decrescente, abbiamo detto, possiamo scambiare la P con la X con la Y, ovvero la P con la Q, o possiamo P funzione di Q o Q funzione di P. Se invece fosse stata così, avremmo avuto dei problemi, perché la X in un caso poi smette di essere una funzione. Allora, questa roba qui altro non è che l'inverso della elasticità. Allora, sì. La formula diciamo immaginale. Sì. Allora, cosa sto facendo qui? Sto mettendo in evidenza il prezzo. Il prezzo è uguale, quindi il prezzo è uguale a 1 meno 1 diviso il reciproco, anzi l'inverso in questo caso, della elasticità. Bene? Allora, cosa vediamo? Vediamo che il ricavo marginale del monopolista è in qualche maniera legato alla elasticità. Se l'elasticità quindi in un certo senso il ricavo marginale del monopolista potrebbe addirittura essere uguale al prezzo. Quando è che al limite è uguale al prezzo? Quando 1 diviso l'elasticità è uguale a 0. E quando è che 1 diviso l'elasticità tende a 0? Quando l'elasticità assume, quando il denominatore è molto grande. Tanto più grande è il denominatore, tanto più il ricavo marginale è vicino al prezzo. Al limite, se l'elasticità è uguale a infinito, il denominatore diventa 0 e quindi, scusate, il 1 diviso infinito tende a 0. Bene? Allora, qui noi abbiamo ricavato qual è la relazione che c'è tra il ricavo marginale e l'elasticità. Considerate che ora l'abbiamo fatto per il monopolio, ma vale in generale in tutti i casi in cui il venditore ha una curva di domanda inclinata negativamente. In generale, quando il prezzo è funzione della quantità, quando il venditore per vendere una unità in più deve in qualche maniera fare uno sconto. Quindi noi possiamo scrivere che il ricavo marginale
è uguale al prezzo che moltiplica 1 meno 1 diviso l'elasticità. E se l'elasticità è molto alta, il prezzo è quasi uguale al ricavo marginale, mentre se l'elasticità è molto bassa, il prezzo è molto più grande del ricavo marginale. Ad esempio, se l'elasticità è un quarto in valore assoluto, oppure meno un quarto, provate a fare il conto. 1, abbiamo qui, lasciate sempre le frazioni, sempre più conveniente. 1 meno 1 diviso un quarto, ok? Quindi 1 diviso A diviso B è uguale anche a B diviso A. Quindi 1 diviso un quarto è uguale a 1 meno 4. Quindi in questo caso, come è scritto lì alla lavagna, il ricavo marginale è uguale a 1 meno 4 è 3 e il ricavo marginale è dato da 1 meno, è dato da meno 3p, meno 3 volte il prezzo, se l'elasticità è uguale a meno un quarto. In quel punto lì, se l'elasticità è uguale a meno un quarto, e quindi se il suo valore assoluto è un quarto, il ricavo marginale è meno 3p. In quel caso lì no. Bene. Allora noi vediamo, possiamo vedere questa cosa finalmente con un grafico. Allora prendiamo una curva di domanda P uguale a A meno B per Q. Calcoliamo quello che è il ricavo marginale. Il ricavo marginale, vi anticipiamo che, quindi provate a calcolare il ricavo marginale a partire da P uguale a meno BQ. Quant'è il ricavo totale? Dettatemelo. Uguale prezzo per quantità. Quindi Q per P. A P a che cosa uguale? Il prezzo è uguale a A meno B per Q. Quindi scrivete A meno B per Q. E quindi potete svolgere. E quindi cosa scriviamo? A per Q meno B per Q al quadrato. Quanto è la derivata? Quindi questo è il nostro ricavo totale. Noi siamo però interessati al ricavo marginale, quindi dobbiamo calcolare la derivata del ricavo totale. La derivata di questa roba qui sarà appunto uguale a, quindi possiamo scrivere MR uguale a meno 2B. Quant'è la derivata? Se Y uguale a meno, scusate, a X meno BX al quadrato, quant'è la derivata di questa? La derivata di questa roba qui è Y' uguale a A meno 2B per X. Bene, ci siamo? E qui manca 2b per q. Bene. Oh ragazzi, queste derivate qui ripassate, fate qualcosa. Però è una funzione, non è difficile da derivare.
Ok? X uguale a x meno di x quadro è a q meno b quadro. Esattamente. Questo y è il nostro ricavo totale, total revenue. La nostra A è la A e la X è la nostra Q. Quindi quando facciamo la derivata del ricavo totale rispetto a Q, otteniamo A meno 2B per Q. Bene? Quindi il ricavo marginale è uguale a A meno 2B per Q. Allora, quando Q è uguale a 0, quanto vale il prezzo? Forza, tutto in coro. Quando Q è uguale a 0, quanto vale il prezzo? Quando il ricavo marginale è uguale a 0, quanto vale il prezzo? Quando Q è uguale a 0, scusate. Quando Q è uguale a 0, quanto vale il ricavo marginale? Oh, mi sono confuso, ho detto delle cose incomprensibili. Ripeto. Quando la quantità è uguale a 0, quanto vale il ricavo marginale? Tutti insieme, proprio forte. Oh, così è comparso anche qui nella registrazione. Quindi entrambe le rette hanno la stessa ordinata all'origine, va bene? Partono tutte e due da questo punto qui. Quando Q uguale a 0, P è uguale ad A, ma anche il ricavo marginale è uguale ad A. Qual è il coefficiente angolare del prezzo? Meno del prezzo, coefficiente angolare del prezzo è meno B. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado a destra di un quadretto, devo scendere di quanti quadretti? No, qui non si può dire, di B quadretti. Va bene? Se B fosse uguale a 2, dovrei scendere di 2 quadretti. Nel nostro caso sembra che B sia minore di 1. Ad esempio B potrebbe essere, sembra dal nostro grafico, 0,8, perché io sono andato a destra di un quadretto 1 e sono sceso di 0,8 per tornare sulla curva di domanda. Quanto è il coefficiente angolare del ricavo marginale? Meno 2B, ovvero è doppio. Quindi se io sono andato a destra di 1 e sono sceso di 0,8 per andare a trovare il ricavo marginale, scusate, se io sono qui, se io vado a destra di 1 devo scendere di 1,6, devo scendere di 0,8 per 2. Bene? Poi possiamo anche andare a calcolare qual è il valore di Q in questo punto e il valore di Q in quest'altro punto. Come facciamo? In questo punto viola, chi è che è uguale a zero? Il prezzo. Quindi noi possiamo scrivere 0 uguale a A meno B per Q. E quindi Q è uguale a A diviso B. Bene, se voi qui mettete A diviso B, B e B vanno via, A meno A, 0. Ok? Quindi in questo punto possiamo scrivere A diviso B. E se voi fate la stessa operazione per il ricavo marginale, in questo punto il ricavo marginale è pari a, in questo punto qui, il ricavo marginale è pari a 0. E di conseguenza A meno 2B per Q è uguale a 0. E quindi Q sarà uguale a Q uguale a A diviso 2B. Cosa abbiamo scoperto? Che se le funzioni sono lineari, qui c'è A diviso B. Poi se noi prendiamo la metà di questo A diviso B, ovvero A diviso 2B, A diviso B la metà, quanto fa A la metà di A diviso B? A diviso 2B, ritorna?
questo è A diviso B, se mettete, se moltiplicate per 2 il denominatore, ottenete A diviso B, la metà di. Bene? E allora noi scopriamo che, vedete, cambiamo colore, poi puliamo, che se questo vale 1, questo pezzo, scusate, quest'altro pezzo vale 2. D'altronde il coefficiente angolare è doppio, quindi se noi partiamo dallo stesso punto ma la pendenza del ricavo marginale è doppia, è chiaro che andiamo a finire allo 0 molto prima e che questo segmento è la metà di quell'altro. Ok? Quando il ricavo marginale è 0, noi sappiamo la formula del ricavo marginale. Per quale valore della elasticità quella formula che abbiamo messo in alto a destra è uguale a 0? Quando l'elasticità è uguale a 1. Vedete, l'avevamo già trovata questa relazione per i ricavi. Quando l'elasticità è uguale a 1, quando quell'epsilon è uguale a 1, 1 diviso 1, 1 meno 1, 0. Il ricavo marginale è uguale a 0 quando, proprio diciamo, in corrispondenza di un punto sulla curva di domanda in cui l'elasticità è uguale a 1. Che cosa succede per valori, anzi, quando l'elasticità è maggiore di 1? Quando l'elasticità è maggiore di 1, il ricavo marginale è positivo o negativo? Negativo. Elasticità in valore assoluto maggiore di 1. Guardate, immaginate che sia 3. Elasticità uguale a 3. 1 meno un terzo, quanto fa? Una torta meno un terzo di torta, quanti pezzi di torta rimangono? 2 terzi. Quindi, se l'elasticità è maggiore di 1, il ricavo marginale è maggiore di 0. Se invece l'elasticità, va bene? Quindi proiettiamo elasticità maggiore di 1, prima di Q primo, l'elasticità è maggiore di 1. Immaginate ad esempio ora invece che l'elasticità sia uguale a 1/4. Abbiamo calcolata prima 1 meno 1 diviso 1/4 è uguale a 1 meno 4 e quindi MR è ovviamente minore di 0. Quando l'elasticità è minore di 1, il ricavo marginale è negativo. È un po' quello che avevamo visto prima, vi ricordate quando abbiamo detto P per Q? Ecco, immaginate di essere qua su. Bene? E immaginate di ridurre il prezzo. Siamo qua su, riduciamo il prezzo di un pochino, di un centesimo. Qui la domanda, abbiamo detto, è elastica, è reattiva. Chiaro? Se la domanda è reattiva, una riduzione di prezzo provoca un aumento delle quantità più che proporzionale, quindi provoca un grande aumento delle quantità. Quindi il ricavo marginale è maggiore di 0, i ricavi aumentano. È vero che il ricavo marginale è decrescente, ma voi qui dovete guardare solo il segno.
Ok? Quindi il segno è del ricavo marginale è maggiore di 0. Quindi vedete, ho scritto valore assoluto dell'elasticità, perché l'elasticità della domanda è sempre negativa, perché la derivata del prezzo rispetto alla quantità è sempre negativa, perché abbiamo ipotizzato che la curva di domanda sia inclinata negativamente. Che cosa succede invece se noi siamo in un tratto anelastico, con poca elasticità? Allora, succede che se io riduco il prezzo, la quantità aumenta, ma di poco. Ok? È come il discorso che abbiamo fatto prima col caffè. Io ho ridotto il prezzo di un centesimo, ma la quantità è aumentata di uno. E quindi il nostro conto del ricavo marginale ha mostrato che il ricavo totale scendeva, nel nostro caso di prima. Quindi se noi siamo qui a destra di questo cappello, succede che una riduzione di prezzo provoca un aumento delle quantità meno che proporzionale, e di conseguenza il ricavo totale cosa fa? Diminuisce. Bene? Quindi non ha senso. Allora, immaginate di essere già in Q cappello in questo punto. No. Ha senso andare oltre Q cappello? No. Perché lì che cosa succede? Si riducono i ricavi. No, i ricavi marginali no, i ricavi marginali sono minori di zero. Quindi si riducono i ricavi. Non ha senso praticare, se io sto praticando questo prezzo, un euro, non ha senso praticare scendere a 99 centesimi. Perché se scendo a 99 centesimi, è vero che vendo un caffè in più, ma i miei ricavi complessivamente si riducono. E in più cosa posso pensare? Che cosa faranno i costi se io aumento le quantità? Aumentano. Quindi ho una perdita da tutte e due le parti. Il ricavo scende e i costi aumentano. Quindi sicuramente da questo punto in avanti qualsiasi aumento della quantità fa solo ridurre il profitto, cioè la differenza tra ricavi e meno costi. Ci siete? Che cosa succede invece se noi siamo qui? Prima, qui possiamo immaginare, anzi siamo sicuri che il ricavo aumenta e poi meno C e il costo aumenta. Quindi noi a priori non sappiamo. Quindi se noi gli conviene aumentare le vendite, conviene aumentare le vendite soltanto se l'aumento del ricavo è più grande rispetto all'aumento del costo. E noi come lo traduciamo nel linguaggio che abbiamo utilizzato fino ad ora? Solo se il ricavo marginale è maggiore del... Come si chiama l'aumento del costo se produco una unità in più? Costo marginale. Allora noi facilmente, dopo tutto questo, queste riflessioni, potremmo dire, ecco, quali sono i costi marginali? Facciamo un'indagine nell'impresa e scopriamo che il costo marginale è questo, MC. Quale sarà la quantità che massimizza il profitto di questa impresa? È quella nel punto in cui il ricavo marginale è uguale al costo marginale. Immaginiamo di essere prima, di essere in questo punto. Ok? In questo punto noi andiamo a leggere che cosa succede ai ricavi, all'incasso, se
facciamo un passo in più, se vendiamo un caffè in più, noi che cosa succede se vendiamo un caffè in più? Questo è la variazione del ricavo totale, l'aumento del ricavo totale se noi vendiamo un caffè in più, ok? Ad esempio 5, anzi riprendiamo un esempio realistico, vabbè, se facciamo una, un 5, i ricavi aumentano, anzi, diciamo di 1, ok? Quindi qui noi leggiamo 1. Quanto mi costa produrre un caffè in più? Un caffè in più lo vado a leggere qui sulla curva del costo marginale e io magari leggo 15 centesimi. Ok? Quindi se io sto producendo 200 caffè e produco un caffè in più, guadagno, incasso in più un euro, e però questo caffè mi costa 15 centesimi in più. Di conseguenza mi conviene vendere 200 caffè o mi conviene vendere 201 caffè? Se io vendo un caffè in più, produco un caffè in più, mi costa un euro in più, scusate, mi costa 15 centesimi in più, ma incasso un euro in più. Quindi mi conviene aumentare la produzione. Guadagno 85, questo pezzettino qui. E allora vado avanti fino a che arrivo in questo punto, il punto in cui il ricavo marginale è uguale al costo marginale, che è rappresentato da questa figura. Allora, in corrispondenza della quantità ottimale Q stella, quanto è il prezzo? Questo è un punto fondamentale, spesso sbagliate. Il prezzo si legge su quale curva? Sulla curva del prezzo. Quindi, che cos'è questo? Questo è il ricavo marginale, ma è anche uguale al costo marginale. Se noi da questo Q stella saliamo su, cosa incontriamo? Incontriamo il costo marginale e incontriamo il ricavo marginale. Quindi questo punto qui è il ricavo marginale. Questa quantità Q stella sarà invece venduta a questo prezzo. Ok? Ci siete? Perché? Perché il ricavo marginale è sempre uguale al prezzo meno qualche cosa. Bene? Non confondete il ricavo marginale col prezzo. Quando la curva di domanda è inclinata negativamente, il ricavo marginale è il ricavo che ho in più, ma per vendere in più devo praticare uno sconto, quindi il ricavo marginale è sempre qualcosina in meno del prezzo, è uguale al prezzo meno questo che sarebbe lo sconto che dovrei praticare. Va bene? Allora, abbiamo praticamente... Ora io poi caricherò sulle slide. Noi ci vediamo lunedì. Lunedì, come ho mandato l'avviso sul portale Moodle. Allora, per lunedì fate l'esercizio che c'è su questa slide. Le metto sul portale. Quindi già ci sono. Sì, dovrebbe esserci tutto sul portale.